Lo stadio di Carlisle, nella contea della Cumbria, completamente sommerso dall'acqua, 60.000 abitazioni prive di elettricità, l'esercito mobilitato per soccorrere la popolazione. Sono condizioni di assoluta emergenza quelle in cui si trova il nord-ovest dell'Inghilterra colpito dalla tempesta Desmond. Le piogge record cominciate sabato hanno già causato la morte di una persona, almeno un'altra risulta dispersa. Ero seduto in casa, ho visto l'acqua che cominciava ad entrare, è stato piuttosto spaventoso, dice un pensionato. Sin da ieri sera l'agenzia britannica per l'ambiente aveva emesso un'allerta inondazioni per oltre 130 aree in tutto il paese, ma in particolare nel nord-ovest. Secondo il servizio meteorologico, almeno 340 mm di pioggia sono caduti nella regione del Lake District National Park. I soccorsi sono rimasti attivi durante tutta la notte per cercare persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni.